Consigliere, che ci fa qua? Ah, guardi, durante il blitz. Durante il blitz, diciamo che stavo comunicando che in atto c'è un progetto chiamato Aria Food. Sono delle microarie dove vengono collocati, diciamo, tutti questi mezzi attrezzate con un punto acqua, punto luce, verde, insomma un'area attrezzata proprio per quanto riguarda i cani dei paninari. Con l'assessore già precedentemente ne avevamo già discusso e c'era una certa tolleranza fin quando, diciamo, non si facevano questi progetti di Area Food di lasciarli perlomeno lavorare. Logicamente devono essere in regola di assicurazione, ci mancherebbe, e di contatto a livello di igienico-sanitario, di contatto, ma perlomeno di avere un po' di tolleranza fin quando non esce fuori questo progetto Area Food, che la Commissione Commercio già ci sta lavorando. Quindi, diciamo, sostanzialmente ne ho parlato anche col sindaco di questa situazione. Sta invitando, diciamo, la Polizia Municipale a sospendere questo blitz? No, assolutamente. Non mi posso permettere assolutamente. Non ho né il potere e non sarebbe neanche giusto fare un atto del genere. Sto solo spiegando e spiegavo ai funzionari che in un atto c'è questo progetto importante e che io sto dicendo anche ai tuoi operatori che devono togliere anche i mezzi nelle ore in cui non hanno l'autorizzazione. Ecco, le contestazioni mi sembra che siano il fatto che questi mezzi restino anche la mattina. Le contestazioni sono quindi bene, costruttive, diciamo. Anzi, sollecito con l'occasione, e ringrazio la Sicilia, sollecito l'amministrazione a che finché appoggi la Commissione a più presto portare in consiglio questo progetto delle aree food.